Corrado, siamo a metà della tua prova. Dimmi un attimino che differenze noti tra il simulatore che stai provando adesso e quello con cui hai vinto praticamente la gara di Imola. Sì, praticamente questo qua dà molto la realtà, sembra proprio di essere sopra un'auto vera e sulla pista. Quello là ti perdona tante cose, con gli sbagli te li perdona, questo qua lo sbaglio non te lo perdona, specialmente all'ingresso in curva e quando esci questo non te lo perdona. Se sbagli e arrivi un attimo tardi non riesci più a recuperare, perché praticamente è proprio come nella realtà che la macchina ti scappa via. Ma da un punto di vista emozionale, quindi da quello che tu provi fisicamente sul tuo corpo, perché secondo te una cosa di questo, un simulatore come questo è diverso? In che cosa è diverso? Beh, è diverso prima di tutto nella grafica. La grafica è molto reale e poi, specialmente quando ti parte via la macchina, lo spavento qua lo provi, mentre sull'altro no. Cioè, quindi da un punto di vista, va bene che tu non sei un pilota professionista, però da un punto di vista emozionale, quindi emotivo, già quell'altro simulatore con cui tu hai vinto la gara è particolarmente emozionale, ma qui a Qui ancora che di più, sì, qui ancora di più. Qui ti porta un'emozione tale da portarti allo spavento quando sbagli e a dire, sul rettilineo sto andando veramente forte. Quindi per dire, Lo visto che. percepisci, la velocità la percepisci molto di più su questo. Perfetto. E ultima domanda, visto e considerato che guidare su questo simulatore non è particolarmente economico perché comunque serve un discreto investimento, tu pensi che le persone che possono utilizzarlo anche solo per divertirsi al di fuori di un allenamento vero e proprio, li spenderebbero volentieri i loro soldi? Sì, penso di sì. Se uno ha una grande passione come ce l'ho io, sì, arriverebbe al punto di, non dico tutti i mesi, ma almeno una volta ogni 2 o 3 mesi di fare 2 ore qua sopra la fanno, sì. Ok, grazie Corrado. Prego.